Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con un leggero rossore in volto. Sono molto timido. In questa puntata parleremo di come Nintendo ha deciso di segare le gambe a un attesissimo ritorno, dei giochi di luglio aggiunti al PlayStation Plus e di alcune brutte notizie per chi sta aspettando The Elder Scrolls 6. Ma non solo. Prima di iniziare sapete cosa fare. Supportate il mio lavoro con un piccolissimo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Non vi basta? Beh, c'è sempre Ko-fi con i caffè virtuali e i memini in HD. Meglio di così. Partiamo con qualche notizia al volo. Oggi arriva ufficialmente su Smash Kazuya, il penultimo personaggio aggiunto al roster di Ultimate. La vera notizia è però un'altra: Masahiro Sakurai è una persona estremamente vendicativa. Dopo aver infranto i sogni di 9 decimi della community di Smash, mettendo come costumi Mii alcuni dei personaggi più richiesti da anni, il game director non ha dimostrato scrupoli nei confronti di Min Min. Avete presente, no, la figuraccia che gli ha fatto fare durante il presents? Sakurai è stato costretto a ricominciare da capo dopo essere stato sconfitto dal rappresentante di ARMS, un affronto che non poteva passare impunito. Ecco quindi che con l'arrivo dell'ultima major patch e dei consueti ribilanciamenti, Min Min è stato uno dei due personaggi a ricevere dei nerf abbastanza significativi. Che gli sia di lezione. Attenzione, perché il tanto rumoreggiato ritorno di Silent Hill ad opera di Bluebird Team potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare. Konami ha infatti rilasciato un comunicato dove annuncia un accordo commerciale con lo studio autore di The Blair Witch Project e The Medium, produzione dei Tony Horror che aveva visto l'apporto creativo di Akira Yamaoka, compositore dell'originale Silent Hill. L'accordo prevede lo sviluppo di contenuti e lo scambio di competenze, anche se Konami non è ancora scesa nel dettaglio su come si concretizzerà questa nuova alleanza. Speriamo si tratti effettivamente di un nuovo Silent Hill e che sia sviluppato non internamente, ormai di Konami è difficile fidarsi. C'è un forte cambio di equilibri sul fronte PlayStation. Sony ha infatti annunciato l'acquisizione di Housemarque, team che entrerà da subito a far parte dei PlayStation Studios, il collettivo che si occupa delle produzioni first party dell'ecosistema PlayStation. Oltre a dei bellissimi messaggi di congratulazioni da parte di Asobi e anche di Insomniac, devo dire che sono strafelice di questa notizia. Per me Returnal è uno dei potenziali GOTY di quest'anno e sono felice che, nonostante le vendite non stellari, Sony abbia deciso di dare fiducia a Housemarque e alla sua visione creativa. Sono proprio curioso di vedere se il team finlandese, sostenuto dall'apporto economico di Sony, riuscirà a creare un altro ibrido proprio come Returnal, un prodotto per hardcore gamer mascherato da produzione AAA. E attenzione, perché anche Bluepoint Games potrebbe presto aggiungersi agli studi interni di PlayStation. Durante l'ultimo Direct abbiamo visto il ritorno di parecchie serie storiche appartenenti alla scuderia Nintendo. Eppure c'è un nome che latita dall'era GameCube, quello di F-Zero. E un ex sviluppatore Nintendo, intervistato da Game Explain, ha svelato un'interessante retroscena riguardante lo stato della serie. Sono 16 anni che F-Zero non fa la sua comparsa. Anzi, anche di più, visto che Climax uscì unicamente in Giappone, mentre noi europei abbiamo visto il racing futuristico l'ultima volta nel 2004 con GP Legend. A quanto pare però ci sono stati tentativi di riportare in vita la serie, ma si sono rivelati un buco nell'acqua. Lo sviluppatore di Vitei, Giles Goddard, che in passato ha lavorato su produzioni del calibro di Star Fox, 1080 Snowboarding, ed è anche l'autore del faccione di Mario che accoglieva i giocatori su Super Mario 64, ha svelato di aver proposto un nuovo episodio della serie all'azienda di Kyoto. Dopo aver fondato Vitei, Goddard e il suo team avevano sviluppato un engine di gioco estremamente malleabile e per dimostrarne le potenzialità Nintendo scelsero di creare una demo per Switch e PC di un possibile nuovo F-Zero. Lo studio scelse un'impostazione ultra realistica, un racing game ovviamente futuristico, ma dal gameplay incentrato su una simulazione realistica della fisica. Nella demo ogni macchina fluttuava grazie all'utilizzo congiunto di 4 motori jet posti sulla parte inferiore del veicolo, e danneggiare anche solo uno di questi significava rendere ingovernabile una vettura e creare così degli incidenti spettacolari, in una demo che era più che altro un sandbox dove far scontrare queste macchine. Nonostante il concept interessante, Nintendo si dimostrò estremamente restia nel riesumare una vecchia IP,
quando avrebbe preferito che Vitei si fosse occupata di un gioco nuovo in tutto e per tutto. Per Godarda alla fine non uscì niente da questa potenziale collaborazione perché Nintendo non si fidava di un team piccolo con progetti ambiziosi, mentre lo sviluppatore chiedeva fondi ingenti che gli avrebbero permesso di espandere l'organico di Vitei ed occuparsi così di produzioni non amatoriali. Un vero peccato, perché sarebbe stata l'occasione perfetta per far tornare un grande brand con una rivisitazione coraggiosa, ma di sicuro dal grande potenziale. E a voi poracci vi sarebbe piaciuto un F-Zero ultra realistico? E andiamo avanti parlando dei giochi del Plus di luglio che sono stati appena annunciati. Questo mese i rumor ci avevano preso solo in parte. E seppure manchi un nome dirompente nell'offerta di Sony, il titolo principale per PlayStation 5 merita di essere provato. A Plague Tale Innocence è un particolare action stealth in terza persona uscito nel 2019. Il team dietro a questa produzione è il talentuoso Asobo Studio, gli stessi che nel 2020 hanno messo la firma sull'ultimo capitolo di Flight Simulator. Il mio consiglio è quello di recuperarlo assolutamente ora che è gratis, soprattutto in versione next gen con tutti i miglioramenti del caso e in vista dell'uscita del seguito, Requiem, che è da poco stato annunciato durante la conferenza E3 di Xbox che arriverà su tutte le piattaforme, anche su Switch, in cloud però. È un peccato che Innocence se lo siano filato veramente in pochi, nonostante io abbia prodotto dei video sul gioco che sono diventati virali in tempo record. E a questo punto non avete più scuse per continuare ad ignorare questo The Last of Us tutto europeo. Il gameplay intrigante, il setting inusuale, una realizzazione tecnica molto ispirata, sono tantissime le qualità di questa hidden gem che oscura senza problemi tanto il ben più noto Call of Duty Black Ops 4 che WWE 2K Battlegrounds, famigerato per aver ricoperto un ruolo di primaria importanza durante il partner showcase più deludente che la storia dell'umanità ricordi. Sony continua la stringa positiva di aggiunta al Plus e devo dire che per me questa è la dimensione migliore. Produzioni dal medio o quasi grande budget come Soulstorm, Control, Virtua Fighter 5 e Innocence non possono che giovare dall'incredibile esposizione che ricevono dall'aggiunta al catalogo del Plus e spero che sia un modo per valorizzare gli sforzi di questi sviluppatori, molto spesso castrati da dei prezzi al Day One che allontanano tanti potenziali acquirenti. I tre titoli saranno disponibili dal 6 luglio. Gli darete una chance o siete rimasti delusi da questo mese di Plus? Brutte notizie per chi invece aspetta il nuovo capitolo della serie di Elder Scrolls. È toccato a Todd Howard, volto storico di Bethesda, smorzare l'entusiasmo dei fan durante un'intervista rilasciata al The Telegraph. È giusto pensare che The Elder Scrolls 6 sia ancora in una fase di design. Ma stiamo esaminando la tecnologia a disposizione, dice Howard, aggiungendo: questo motore sarà in grado di gestire le cose che vogliamo fare in questo gioco? Ogni gioco ha sempre una nuova veste tecnologica e così anche Elder Scrolls 6 avrà bisogno di qualche aggiunta al Creation Engine 2 per poter funzionare correttamente. Le parole di Howard sono state chiare, significano che nonostante il sesto capitolo della popolare saga GDR sia stato annunciato più di 3 anni fa, Bethesda sta proseguendo a rilento con lo sviluppo del titolo e il gioco è ancora in una fase preliminare di progettazione. Da una parte è chiaro che l'azienda vuole dare priorità a Starfield, che si è brevemente mostrato durante lo scorso E3 di Microsoft, e dall'altra, dopo scivoloni del calibro di Fallout 76, ci pensa bene prima di alzare le aspettative del pubblico con promesse campate in aria. Sono passati quasi 10 anni dall'uscita di Skyrim e i fan iniziano ad essere impazienti. Difficilmente vedremo qualcosa di nuovo su TES 6 prima del 2022 inoltrato, ennesima dimostrazione che è inutile saltare sul carro dell'hype dopo un reveal trailer che mostra solo il logo, vero Metroid Prime 4? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme di tutte le notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Alla prossima! Io sono il Poro Falcon, Michele Zero, ciao! Masahiro Sakurai è una persona estremamente vendicativa, sto cane.